Mamma mia, raga, ma che colpo ha fatto Aurelio De Laurentiis, colpo a sorpresa. Stamattina apro il telefono e cosa vedo? Una notizia di 22 secondi fa. Secondo me sono stato tra i primi a leggere questa nuova notizia. Il Napoli fa un nuovo colpo al centrocampo e fatta per Jens Kajuste. Il nuovo centrocampista dal Reims. Allora, il Reims è una squadra ovviamente francese del nuoto campionato Ligue 1. Allora, ma la domanda che si stanno facendo in questo momento i tifosi del Napoli, ma chi è Jens Kajuste? Allora, Kajuste, da quando ho letto, è un mediano, andrà a sostituire Dombélé. Questa stagione in Ligue 1 ha totalizzato 21 presenze e 3 gol in campionato. E allora, un mediano, barra centrocampista, può sostituire, può fare anche il centrocampista, ma sostituendo anche Sa e anche lo stesso Lobotka. Nel prossimo orario, come ho detto prima, arriverà in Italia per lavorare, in modo che De Laurentiis lavori un po' sull'accordo e il ragazzo potrà fare le visite mediche. La nazionale di questo ragazzo è, se ho capito bene, da quanto ho letto, è svedese, dicono altri dicono che sia danese, ma è un fatto poco che non ci interessa. Allora, quello che ho visto in questo ragazzo è che è molto bravo nei passaggi, l'ho appena visto, ma anche in tutte le partite che ha disputato in Liga 1 non ha fatto dei eccellenti passaggi, ma anche dei dribbling illusionando degli avversari. Ma è soprattutto un fattore che mi ha sorpreso di più di questo ragazzo, che è molto bravo nei cross, molto bravo, che è uno che ci serve moltissimo al centrocampo, che faccia dei bei cross in modo che le azioni ci possano, per andare in attacco ci possano esserci molto utili. Non è la prima volta che il Napoli fa questi colpi a sorpresa, se il Napoli ha lavorato questo colpo sotto traccia, senza dire niente, bello, e ce lo siamo portati a casa. Abbiamo trovato il mediano, adesso il Napoli sta lavorando anche su quanto riguarda al centrocampo, anche a quanto riguarda il rinnovo di Osimhen, che sembra molto molto vicino, ma le sirene arabe sembrano arrivare sempre spaventare sia nei vari campionati europei. E allora, io voglio fare i miei sentiti complimenti a De Laurentiis, che ha totalizzato un colpo veramente a sorpresa. Non si sa con esattezza le cifre di questa determinata operazione, ma quello che è chiaramente clamoroso è questo colpaccio. E speriamo che nel nostro campionato possa dare di più questo ragazzo. Come ho detto prima, è un mediano, quindi secondo me entrerà durante i minuti del secondo tempo, prenderà il posto di Dombélé che la scorsa stagione ha lasciato il Napoli perché era in prestito con diritto di riscatto. Il Napoli ha dovuto pagare 30 milioni, quindi il Napoli si è fiondato su di lui. Secondo me il Napoli ci stava lavorando da parecchio prima di affondare i denti su quel centrocampista barra mediano. Veramente, e allora, da quello che so, ha giocato anche prima di passare dai francesi del Reims, ha giocato nel Midtjylland, squadra danese, quindi dove lì si è fatto veramente scoprire prima di fare il passo avanti. E allora, cosa devo dire? Veramente un colpo veramente da Oscar, come direbbe Aurelio De Laurentiis. Come il ragazzo, nelle prossime ore sarà qui in Italia, sosterrà le visite mediche, poi partirà per Castel di Sangro, dove si sta continuando il ritiro. Finalmente il calcio del mercato del Napoli entra dal vivo e vediamo quando i colpi ci sorprenderà. È stato veramente un colpo a sorpresa che ha spezzato anche me, quindi che dire. Voi cosa ne pensate di questo centrocampista? Sarà all'altezza?
Che dire, da questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere voi cosa ne pensate tramite commento. Quindi, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei miei video. Quindi, ragazzi, forza Napoli sempre, bella.